ragazzi, abbiamo un bel pesce in canna. Sicuramente abbiamo a che fare con un dentice dinosauro. Una partenza estremamente fulminea, un pesce che non riesco a staccare neanche dal fondo. Mi sta venendo il dubbio di avere a che fare con una ricciola, ragazzi. Il pesce sta continuando a cercare continuamente il fondo. Il pesce davvero potente. Mi sta mettendo in difficoltà, non riesco a capire con che cosa ho a che fare, ragazzi. Questo non è il classico pesce, ragazzi, non è un dinosauro. Ha a che fare con un pesce che supera sicuramente i 20 kg in questo caso, ragazzi. Davvero un pesce molto importante. Speriamo che non trova lo scoglio, ragazzi, se no il combattimento potrebbe chiudersi molto velocemente. La canna che vedete nel video è la nuova ProLite, ragazzi. Credo che un test così non è veramente da poco. Il pesce mi sta un attimino assecondando. Sì, ragazzi, questa è una bella ricciola. Un bel pesciotto. È anche un bel pesciotto, eh. Sto cercando di tamponare un po' la frizione. Il pesce ha ripreso almeno un'altra ventina di metri e vi assicuro che la frizione è abbastanza stretta, ragazzi. Oggi mi toccherà litigare con mia moglie, ragazzi. Vorrà sapere come mai c'ho il livido viola. Un succhiotto lì. Dai, su, come va? Ragazzi, è veramente cattivo, eh. Siamo a 6 minuti. Siamo svegli dalle 3. Però. Siamo svegli dalle 3. No, gira leggermente a sinistra. Sembrava una frizione. Ho detto quale cazzo di canna. Cazzo in barca. Ancora a destra. Invece il mulinello, ragazzi. C'è un mostro sotto. Oia, cosa c'è a fondo? Cosa c'è a fondo? Dorei, stai vedendo dove siamo? Sì, è già tranquillo. Ragazzi, mulinello è il nuovo Vassar. In questo caso sto utilizzando un 30 libbre. Carbon, mi sa che l'abbiamo trovato molto bene, mi sa, no? Sì, sembra perfetto. Abbiamo avuto le marcature dei pesci, erano pesci staccati 7-8 metri dal fondale, ragazzi. Allora abbiamo sollevato le nostre lenze e guarda caso immediatamente è partita la canna con lo zaio 0,62.
tira a sinistra. A quanto stai andando, Otto? 1,4. Quanto? 1,4. Va bene. Il pesce va combattuto nei dovuti modi, ragazzi. Frizione tarata bene, i nodi devono essere alla perfezione. E comunque quando il pesce cerca di fare le sue fughe è importante assecondarlo un attimino. Ecco qua, ragazzi, una bella signora. Bella Antonia. Vai, Gabi. Bella Antonia. Skipper. Maestro Skipper. Vai. Ragazzi, un combattimento fantastico, la bella ricciola.